EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, di fatto non si è espressa, lasciando la facoltà ai singoli stati di decidere come utilizzare il vaccino AstraZeneca, e così il Veneto ha stabilito che questo siero sarà somministrato solo agli over 60. Di conseguenza la campagna vaccinale si concentrerà sulla fascia degli ultra sessantenni e settantenni. Quindi avvisiamo i cittadini, uno, che sotto i 60 anni, in questa fase, in via precauzionale, accogliendo le indicazioni avute, voi avete visto che si parla di queste trombosi venose profonde a livello addominale, a livello cerebrale, eccetera, ma stiamo parlando di non di migliaia di casi, stiamo parlando di casi segnalati, che sono adesso, avevo anche i numeri prima, ma non me li ricordo più. Per questo lo facciamo in via prudenziale sotto gli under 60? No. Sopra i 60 anni? Sì. A meno che non ci siano medici che prescrivono per comorbidità, per problemi, insomma i soliti discorsi che facciamo sempre in fase di anamnesi, e ovviamente tutti i fragili a prescindere dall'età, e tutte delle disabilità, insomma coloro che hanno problemi per i quali abbiamo sempre identificato il tema del Pfizer e Moderna. E cioè, la campagna fondamentalmente è già, come si può dire, orientata su delle classi di età ben definite, no? Gli over 80 e poi andiamo scendendo gli over 70 e poi gli over 60. Astra può essere assolutamente utilizzato, diciamo, con tranquillità in queste fasce di età, secondo quello che è stato detto dagli scienziati, per cui per noi significa ancora di più concentrarsi su queste fasce di età. La situazione epidemica resta difficile, con una crescita delle terapie intensive che stanno ormai raggiungendo la soglia limite del 30%. L'RT allo 0,96, con l'incidenza di 160 contagi ogni 100.000 abitanti. Attenzione, chi predica la chiusura sicuramente, come si dice, lo fa su una base scientifica, perché se dicessimo a tutti i cittadini chiudetevi in casa con due giri di chiave, sicuramente vedremo precipitati i contagi. Io invece dico un'altra roba: se uscite, mettetevi in sicurezza, evitate gli assembramenti e possiamo comunque pensare a un percorso di lenta e graduale riapertura, perché poi anche le imprese che soffrono ci chiedono dateci meno un minimo di prospettiva.